Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda puntata della Supercoppa Euroamericana. Andiamo a vedere i gironi, la situazione nel gruppo A. Il Bayern Monaco e il Boca Junior comandano i rispettivi primo e secondo posto con i primi tre punti. Per il momento Manchester United e Flamengo a 0, ma siamo alla seconda partita adesso. River Plate Barcellona 3 punti, Galatasaray e Palmeiras 0. L'Arsenal Argentina con i 3 punti insieme alla Juve, che ha fatto una fatica bestiale a vincere contro il Paris. Ultimo posto per ora per il Red Bull Bragantino. Gruppo 4 l'ultimo col PSG e Independiente 3 punti, Juventud e Schalke 0-4-0, ma ovviamente c'è tutto ancora da giocare. E la Juve gioca subito proprio con l'Arsenal, quindi partita subito importante anche per il primo posto, anche se il primo posto oggettivamente conta relativamente. E dunque staremo a vedere, giocheremo in Argentina, non so ancora lo stadio, sicuramente sarà uno stadio di quelli classici tipo il Konami o la Neosom Arena o il Colosseum, comunque uno stadio prestabilito da Pro Evolution Soccer. Comunque veramente la Juve che ha fatto una fatica colossale a battere una squadra alla portata. Intanto vediamo, lo stadio è lo stadio del Martingal. Juve che ha fatto una fatica bestiale a battere una squadra di Ligue 2, quindi assolutamente partita non così semplice. Giochiamo ancora con la maglia dell'anno scorso, visto che con la Palace non abbiamo fatto molta fatica, abbiamo fatto molta fatica. E subito vedete l'Arsenal che prova a spingere perché ha capito che dietro qualche cosa concediamo. Palla lunga per Dybala, lo stop è pessimo, però è funzionale perché comunque la tiene. Dybala vorrebbe uno scarico che non ottiene, arriva Arthur, alla fine è Arthur che la dà da Gras Costa, che va di destro, il pallone che finisce nettamente sul fondo, ma atteggiamento leggermente diverso dalla Juve rispetto a quello col Paris. Col Paris sembrava veramente voler attendere tantissimo la Juve, poi la stavamo assolutamente abbiamo rischiato veramente di fare una brutta figura contro forse la squadra meno forte di questo torneo. Dybala, bella giocata. Dybala esagera, questa non lo deve fare Paolo Dybala. Poi bravo Bentancur, che in Sud America si sente forse più a casa. Ramsey, Dybala, Ramsey, buona giocata, palla per Ronaldo che si gira, tira Ronaldo ed è gol, l'aveva presa il portiere, ma non si può fermare il tiro potente di Cristiano Ronaldo. 1-0, tutta un'altra Juve, lo possiamo assolutamente dire, perché assolutamente l'atteggiamento è completamente diverso. Bello scambio Ramsey Dybala, bravissimo anche Ronaldo che stoppa e tira. Aveva parato il portiere effettivamente dell'Arsenal, ma se l'è appoggiata praticamente dentro. E dunque gol pesantissimo, 1-0. Sarebbe forse anche, potrebbe valere come gol qualificazione questo. Sbuttoni, rinvia. Guardiamo che si gioca solo partite di sola andata. Bravissimo Arthur a recuperare palla, attenzione Arthur. Arthur adesso ha una grande possibilità perché è sbilanciato l'Arsenal. Arthur va di sinistro, palla sul fondo. Ha sfiorato il primo i gol. Arthur con la maglia della Juve, palla fuori. Ma come ho già detto, è tutta un'altra Juve rispetto alla partita col Paris. Non col Paris Saint-Germain, ricordiamo proprio il Paris. Da Gras Costa esagera anche lui. Parisi, palla che rimbalza in zona De Ligt, la dà subito a Ronaldo. Ronaldo la alza per Dybala, è una buona idea. Dybala dentro per Ramsey, una grande azione. Ramsey, Aaron Ramsey, 2-0. È tutto come l'abbiamo detto, ancora ma lui ha un atteggiamento totalmente diverso e i risultati si notano, e come se si notano, nonostante anche la maggior forza dell'avversario. Ronaldo, Dybala, Ronaldo ancora, altro tiro di Ronaldo, calcio d'angolo guadagnato dai bianconeri. Ogni tiro di Ronaldo è un potenziale gol, è incredibile veramente. CR7 abbatte Bentancur, intanto cross in mezzo, arriva, forse no, non arriva lo stacco di Ramsey, palla per Arthur che si gira, Arthur ancora, gran giocata, Arthur crossa, non è male, Ronaldo non ci arriva di un pelo, palla che arriva in zona Bentancur, si fa, guadagna praticamente rimessa laterale. Allora Alessandro, Bentancur, è un calcio d'angolo questo praticamente, Bentancur non lo batte bene ma guadagna un vero e proprio calcio d'angolo. Girato lo stadio de Martigal, cross in mezzo, Ronaldo prima di tutti, altra grande parata, altro grande calcio d'angolo. La Juve sta continuando a spingere, Juve che sta dominando la scena, inutile negarlo.
Altro gran cross e c'è un altro gol della Juve ed è Paulo Dybala da calcio d'angolo di testa, non la sua specialità. Oggi veramente la Juve sembra un'orchestra meravigliosa, sta giocando veramente bene. Juve che ovviamente mira al turno successivo, ai quarti di finale. La Juve da vincitrice della Coppa d'Elite d'Europa vuole assolutamente, la vincitrice anche da... Attenzione Ronaldo! 4-0 intanto, primo tempo sontuoso della Juve, tanta fatica alla prima, all'esordio, ma poi Juve che si sblocca mentalmente. Dicevamo Juve da campione della Coppa d'Elite d'Europa, campione della Coppa Internazionale per Club, ci si deve aspettare ovviamente un gran percorso anche in questa Supercoppa Euroamericana. Finisce il primo tempo, Juve avanti 4-0, un Arsenal veramente umiliato. C'è da dire che anche col Parì non era uscito dall'area, ma poi quando ha tirato un colpo in porta ha fatto gol, quindi c'è da dire anche la sfortuna che la Juve ha preso, la Juve ha vissuto a Parì, contro il Parì, veramente c'è stata molta sfortuna. Solo due invenzioni hanno permesso alla Juve di vincere quella partita. De Ligt, larga per Cuadrado, Cuadrado bella questa palla per Ramsey, Ramsey altra gran palla per Dybala, Dybala può arrivare col cross, va basso e sbaglia tutto. Gagliardo, Dybala col destro, oggettivamente fa sempre molta fatica. Candia, Gimenez, De Ligt, palla dietro per Szczęsny, tempo che passa, importante tempo che passa. De Ligt, bravo per Chiellini, stop così così, Chiellini riesce a darla per Alessandro, Alessandro può farsi tutta la fascia, arrivare in zona, possiamo dire in zona Ronaldo, e infatti va proprio a cercare lui Ronaldo, pallone chiuso benissimo da Pereira, gran chiusura di Pereira. Intanto si scalda Federico Bernardeschi, adesso entrerà lui per Douglas Costa che sembra quello che ne ha un po' di meno. Via anche Dybala dentro Olivieri. Tanto la Juve non ha più bisogno di trovare troppi gol, quindi può anche permettersi dei cambi. Ronaldo ancora, si gira Ronaldo! Calcio d'angolo. Vuole la tripletta Cristiano Ronaldo. Vicini al 70esimo. Calcio d'angolo battuto e arriva intanto il quinto gol della Juve. È stato credo proprio Aaron Ramsey, no, Bernardeschi appena entrato di testa, un altro che non è la sua specialità, ma trova un gran gol e il 5-0. Molto male l'Arsenal ovviamente oggi, e comunque può anche andarti in una certa maniera la partita, però non puoi staccare così tanto la spina. Szczęsny difende il pallone, vedete, palla per Chiellini. Alexandro, Bentancur. Bentancur arriva in zona cross, poi sterza ad Alexandro, può arrivare al cross. Non è male Ronaldo, e questo è un errore non da Ronaldo, sotto porta. Poteva portarsi a casa anche il pallone. Curioso anche di vedere gli altri risultati per sapere se questa vittoria ormai possiamo dire che è arrivata, no? Perché comunque la Juve dovrebbe prendere 5 gol in 10 minuti, io credo che sia un'impresa impossibile con questo tempismo che dà Pro Evolution Soccer, che dà il torneo, credo che sia oggettivamente una cosa almeno meno improbabile, però... Chissà se questi 3 punti sono decisivi, visto che c'è un'altra partita che si sta giocando. Nel caso sarebbe qualificazione con un turno d'anticipo, sarebbe importante comunque anche per il discorso. Sbaglia tutto Chiellini, volevamo darla a Szczęsny. E dicevamo sarebbe importante anche proprio per il discorso turnover. Potrebbero giocare tanti giocatori, anche giovani. Giovani, meno giovani che possono dare fiato poi a diversi giocatori. Bravo Bernardeschi, anche qua finisce qui 5-0. Adesso vediamo le statistiche prima di salutarci. Vediamo statistiche e pagelle. Juve che fa 6 punti. Vedete, impressionante veramente
lo zero dell'Arsenal, veramente un dominio della Juve. E queste le pagelle con migliore in campo assolutamente Ronaldo, credo che siamo un po' tutti d'accordo, visto che insomma non sono d'accordo sul 4,5 Chiellini, anche perché non abbiamo permesso mai un tiro in porta, credo che sia Szczęsny che Chiellini meritassero qualcosa di più. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento con la terza puntata di questo bellissimo torneo. Ciao a tutti!